è piuttosto debole in italiano. Ma come vede non è stato un gran guaio. Adesso sono qui, procuratore della Repubblica. Vede, l'italiano non è l'italiano, è il ragionare. Con me in italiano lei sarebbe forse ancora più in alto. Bene, eccoci col scrittore. Innanzitutto grazie, perché sappiamo che lei non rilascia volentieri interviste. No, mica, ha accompagnato mio cugino che ha la patente sì. B. Allora, il grande libro del scrittore. Ecco, da dove nasce? Qual è l'esigenza di scrivere questo libro? Ma l'esigenza, insomma, avevo un sacco di pagine scritte a macchina e allora mi è venuta come l'esigenza, ecco, di raccogliere per queste pagine, perché mi ero un po' stufato di fare le fotocopie, ecco. Cioè non c'è un'esigenza artistica? Temi urgenti di cui voleva parlare? Non capisco la domanda. L'urgenza c'è se ti spacchi una caviglia, ecco, oppure non so se tua moglie si sono rotte le acque, comincia a straparlare peggio di Mosè sul Mar Rosso, bestemmia in alamanno e in gotto, ecco, forse c'è un po' di urgenza. Ma scrivere un libro mi sembra proprio una di quelle cose che si può fare con calma, ecco. Io ci ho messo 10 anni. Sì, bene, vorrei farle una domanda un po' spinosa. Cosa vuol dire? Riguarda il costo dei libri. C'è chi dice che in un periodo nel quale la gente non legge più, i prezzi dei libri siano troppo alti. Ecco, lei cosa ne pensa rispetto al suo libro? Rispetto ai libri che vedo in giro, il mio dovrebbe costare 96 euro. Comunque, con mio cugino, che è ostinato pregnolato, che anche saresse il mio market manager, abbiamo fatto un calcolo. Allora, ecco, diciamo, io ho un campo solo, l'ho messo a Spagna quest'anno perché così lavoro meno, però abbiamo fatto il conto sul frumentone, perché è la roba che ci somiglia di più al libro. Diciamo che una panocchia equivale a un libro. Allora, abbiamo fatto il conto, se dividiamo per ogni panocchia, diciamo che penso di fare, non so, 10 quintali di libri, ecco, diviso per ogni coppia, che so, 3 eti e 7, ecco, io calcolo che a me pagate le tasse, gli immigrati irregolari, se mi resta quei 2 centesimi a panocchia, io sarei ricco, visto che il frumentone quest'anno l'ha messo a 175 a tonnellata. E quindi alla fine io però ho un campo solo, ma sono 10 anni però che lavoro a scrivere il libro. Allora, 2 centesimi moltiplicato 10 anni, sottratto l'immigrato e le tasse, io sto più o meno su 1,50 euro, insomma. Dopo c'è le spese sue, loro dopo devono portare il libro, trasporto su gomma, pressione pneumatici, controlli periodici del tagliando, della, insomma, eccetera. Ecco. Ecco, c'è un'altra polemica che riguarda Amazon. Il suo libro è su Amazon. Sappiamo che i corrieri si sono lamentati, vengono sfruttati, e ci sono state polemiche che riguardano lo stesso padrone di Amazon, che è Jeff Bezos. Ecco, lei cosa ne dice? I magnaschei sono magnaschei, non c'entra la tessera del partito che hanno in tasca. Il magnaschei per definizione è un truffatore della società. Il magnaschei di sinistra truffa la società esattamente come quello di destra, insomma. Ecco, io ci ho un campo solo, no? L'ho messo a Spagna quest'anno. Però io vado al supermercato e vedo il prezzo del radicchio. Io lo so a quanto che l'ho venduto il radicchio al supermercato. Ci devono aver fatto delle iniezioni d'oro per fare un prezzo così. Allora io mi domando, ma è possibile che proprio con Bezos ce l'hanno? Che tutti quanti comprano la roba dei cinesi? Che il governo cinese schiaccia, calpesta i cittadini, la roba che compri te cinese l'ha fatta l'operaio che prende 120 euro al mese e lavora 16 ore al giorno, e schiaccia e il Tibet, la Cina, calpesta le libertà civili a Hong Kong, eppure tutti questi che ce l'hanno con Bill Gates solo perché è Gates e lo scrivono però su Windows,
e comprano i Huawei dai cinesi e si fanno i selfie su TikTok, che è proprio a di appartenenza del governo cinese, c'è la censura politica. Comprano i libri di Einaudi, che sarà anche un bravo pianista, ma la Einaudi è di Berlusconi, che è amico dei mafiosi. Comprano le verdure alla Coop, in dove che sfruttano l'immigrato irregolare. Sta a vedere che adesso è tutto Bezos ha fatto. Io con mio cugino ci abbiamo detto, sicuramente tutta questa brava gente che parla del mercato etico, che già di per sé è una battuta, sì, è un ossimoro. No, è etico proprio. Ecco, questa gente va a comprare anch'essi dall'IKEA, quella c'era nazista, no? Vanno al bagno sottomarina che c'è il fascista, perché comunque vanno a fare il bagno, no? Sono solidali col Corriere di Amazon, però guardano i film su Prime, però di nascosto. Ecco, allora, se tutti questi magnaschei vende così tanto e l'ortolano sotto casa ha dovuto chiudere, che era tanto una brava persona, vuol dire che tutto il popolo della gente per bene va a comprare dai nazisti, però di nascosto. Quindi noi abbiamo puntato sulla vendita di nascosto. E non poteva venderselo da solo, così controllava tutta la filiera. Dunque, con mio cugino ostinato abbiamo pensato alla filiera. Allora, se io voglio fare un libro, devo avere la carta. Allora, questo qua lo abbiamo fatto carta riciclata, è carta nazista, però riciclata. Ma se io devo fare un libro mi serve una cartiera, ecco, devo avere anche degli alberi, un bosco, mi servirebbe un bosco, insomma, però io ho un campo solo. Quest'anno l'ho messo a Spagna, ma non solo il bosco, devi assumere dei taglialegna che tagliano gli alberi, e dopo degli operai delle cartiere, devi fare l'inchiostro, devi avere una fabbrica di inchiostro e dei solventi, delle macchine che cucissero i libri. Se invece vuoi fare handmade, devi usare dei bambini immigrati che cucissero le pagine, dopo devi trasportarli i libri, e ci vuole l'immigrato con la patente C e anche il diesel. E allora ci ho telefonato alla banca, visto che per fare il commercio etico serve 1 miliardo, allora la banca mi ha detto che mi può fare un prestito di 1500 euro sul mio campo da restituirsi in un quarto d'ora. E così, insomma, abbiamo optato per un magnaschei a caso, basta che non c'era nazista, insomma. Dammi un rimedio, perché che stiamo tutti male, ma io voglio stare più meglio. Dammi la maschera che ride, che io me la metto e pare che rido, e guardo la gente che ciuccia il gelato, che sotto piange, ma sopra ci gà la maschera che ride. Quanta gente che va in moto e piange dentro il casco. Dammi una moto, una roba qualsiasi che faceva rumore. Fammi a dimenticare, non farmi ascoltare le voci del mondo. Nella maschera che ride, mettici anche i tappi per le orecchie. Non voglio più sentire masticare tutta questa gente, masticare i bambini del mondo, e vieni sempre più grassa. Fammi capire come che si può a calpestare tutta la miseria e ridere come se si era in gita. Ecco, cosa ne pensa il scrittore di questo nuovo corso? Sembra che stia nascendo un nuovo movimento iconoclasta. Ma sa, in campagna l'ecologia non va tanto di moda. Anche quella ragazzina lì, no? La Masha Flower. Chi? Sì, la Gigia Tinder. Greta Thunberg. Sì, insomma, quella che dicevo io. Già negli anni 70 c'erano sti movimenti qua. Dopo è arrivato Reagan e la crisi, e adesso Iskei conta più della salute. Adesso fanno successo perché si mettono nell'onda della nuova moda contemporanea, che è quella di darci sempre la colpa agli altri. Se te dici, dovessimo cambiare vita e fare questo e quello, nessuno ti caga. Ma se te dici che il mondo è inquinato per colpa di quegli altri,
Tutti ti applaudissero? Sì, comunque io parlavo di quelli che buttano giù le statue di gente che ha un passato oscuro e poco edificante. La distruzione è sempre liberatoria, ma se non vogliamo buttare giù delle statue, basta non far delle statue? Ma io dico, perché invece non buttiamo giù le sculture incomprensibili che hanno riempito le nostre rotonde? Ma stando su questo fatto che siamo venuti al mondo sopra una pila di cadaveri che si erano precedentemente fatti la guerra, non abbiamo restituito tutto agli ebrei, compriamo la verdura dei campi in dove che sfruttano l'immigrato, che la compriamo alla COP, che siamo soci, dunque siamo soci del sfruttamento dell'immigrato. Io ci domando, perché che non bruciano tutti i dischi dal dopoguerra in fino a adesso? Addirittura, non le sembra un'esagerazione? No, perché i dischi hanno tutti il La intonato a 440 Hz. Prima il La si intonava a 432 Hz. Questo modifica la disposizione del cervello nell'ascolto. Giuseppe Verdi accordava l'orchestra a 432 Hz. Mozart accordava il La a 432 Hz e dopo si ha fatto tutto a 4,40. Ma chi è che ha deciso questo? Goebbels, quello della propaganda nazista, voleva che la musica accendeva il cervello. 25.000 musicisti e fisici francesi hanno mandato una lettera di protesta, ma niente da fare. Noi ascoltiamo la musica intonata da un nazista, quindi questi iconoplastici dovrebbero bruciare tutti i dischi, che sarebbe comunque inquinante. Il libro va bene? Non capisco la domanda. Vende, non vende? Boh, siamo sui 30 kg al giorno, ma sta roba delle vendite mi fa un po' ridere. In che senso? Ma sì, perché è il sunto della idiosia di questa civiltà, perché si dice sempre che l'arte, sai, non ci fa caso ai gay. Infatti la gente ruba i film, ruba le canzoni, ruba i libri, e i quadri no, perché c'è il guardiano, se no rubaressero anche quelli. Ma noi siamo contro il sfruttamento che gli altri sfruttano noi, non contro il sfruttamento che noi sfruttiamo gli altri. Non ce ne frega niente se il nostro figlio gli facciamo craccare un account per guardare i film che magari sono di Bezos. Ma non ha notato che, guarda caso, le classifiche economiche si fanno solo sull'industria culturale? Beh, non saprei. Dicono sempre, questo film ha incassato tot milioni, questo libro è primo in classifica, questa canzone ha preso tanti schei, e quella è arte. E invece non si è mai sentito una classifica che dice la camiceria Zancan questa settimana è prima in classifica nella vendita delle camicie a quadri. Quando si tratta di industria commerciale de skei, tutti guardano la modella del spot, la musica della pubblicità, l'arte con cui è confezionato la vendita di questa roba commerciale. Quando si tratta di cultura, in dove che i skei non dovessero centrare, tutti guardano i skei. E qui però devo farle una domanda economica. Non crede che lo streaming, l'online, abbia un po' ammazzato i piccoli negozi? Non pensa che volere tutto a casa propria in qualche modo mandi in vacca il commercio? Le librerie chiudono, per esempio. Le librerie chiudono perché la gente compra solo le guide per farsi il pane in casa. I negozi, i piccoli negozi, si ganno ammassati da soli per via dell'arroganza dei suoi commessi, ma il mercato ha delle sue leggi. Non è che il mercato ti dice ara che io ho intenzione di cambiare. Il mercato cambia come quando caso ci pare a lui. La gente non ha un'idea del valore delle robe. La gente spende 300 euro per comprare un par di scarpe con de fianco tre righe. Se le righe sono due, spende 30 euro. Ma se sono tre, spende 300 euro. Però dopo sta attenta a non spendere i 50 cents in più del parmigiano reggiano. Ma lei ha un'idea di come si fa il parmigiano reggiano? Allora la gente dice,
perché non sa che i Magnaschei sono tutti appartenenti a un club che si scambiano le figurine e dicono che hanno aperto il sito dei libri e allora per colpa del sito la libreria chiude, perché non sanno che il padrone della libreria è anche il padrone del sito, che magari gioca a pinacolo con quello delle scarpe e compra i libri da Einaudi, che è di Berlusconi, che guarda caso è anche il padrone del sito. E allora noi sappiamo benissimo che grazie al sfruttamento del coltivatore da parte del supermercato noi possiamo avere i prezzi bassi. Io ho un campo solo, quest'anno ho messo Spagna, non ho tempo di lavorare, devo fare la promozione del libro. A proposito, vuole leggerci qualcosa? Mi piacerebbe leggere qualcosa di Meneghello. No, qualcosa tratto dal suo libro, è qui lei. Sì, comunque non è che Meneghello poteva venire, nel senso che è morto, insomma. Pensieri di una mucca. La mucca ci dà il latte e le bistecche e anche la sua pele a macchie pelosa per metterla sotto il tavolo del salotto. Ma tutte queste robe non ce le dà di sua spontanea volontà. La mucca mastica pazientemente tipo chewing gum perché essa possiede più stomachi che anima. La mucca mi ricorda con un'immagine metaforica la nostra stessa vita di noi, perché essa non sa mica ciò che ci succederà presto, per questo che è calma. Quando il contadino ci danno il letame sui campi, la mucca riconosce il suo odore e pensa quanto che dovrò cagare ancora perché che mi liberano da questo giogo, quanto che dovrò cagare ancora prima di dire di essere felice. Essa pensa quanto che dovrò masticare ancora per dire di avere mangiato, ma quanti stomachi è che ho. Essa mangia l'erba, si contenta di poco, non va a caccia, essa è mansueta come un bue. Essa ci dispiace al scrittore del suo stato perché è il segno della crudeltà della vita degli umani di fare a prigionieri a chiunque. La mucca è prigioniera in tela stala e guarda il muro e ha tempo per pensare e pensa che la vita è una merda stare legati contro il muro, che dopo arriva uno che spussa più di te e ti tocca le tette anche se non vuoi, e pensa che non è un bel pensare, che se questo qua vuole che ti sposti invece di dirtelo a voce ti tira dei pugni sui reni, non è bello. A cosa mi serve, pensa la mucca, questi corni di decorazione se non posso incornare nessuno? Quando è che ho perso la mia libertà di incornaggio in cambio di un poco di erba che magari me la trovavo anche da solo? I miei antenati vagavano per i campi e si facevano toccare le tette da chi che dicevano essi che avevano la libertà, che è un bene prezioso e che io go baratato in cambio di un pasto pronto. La mucca manteca in sul prato con la sua stassa di moto ruminante nel mentre che passa un treno. Il suo rombante motore vaporifero ci fa alzare la testa alla mucca, la quale scorge in sul finestrino il scrittore che osserva il prato con dentro essa. Sembra quasi rivolgersi a esso, la mucca, e dire: io sono mucca, guardami, tu che pensi di baratare la tua libertà in cambio di una tranquillità che non val nulla senza il decoro di una vita che non ti toccano le tette. Guardami e piangi. Sì, bene, ecco, ma lei si sente più filosofo, più autore di narrativa, o dovrei dire anche poeta, visto che nel grande libro del scrittore ci sono anche alcune poesie. Mi sento più coltivatore, sono iscritto all'associazione dei coltivatori, come tipo di tesseramento mi trovo a disagio perché ho un campo solo, quest'anno l'ho messo a Spagna. Lei è diventato un emblema
della vita semplice. Siamo in un periodo nel quale sono importanti le istanze sulla salute. La gente non ce ne frega niente della salute. Secondo lei un operaio dell'Ilva preferisce perdere il lavoro o la salute? Allora faranno una legge che salvaguarderà il lavoro e dirà che se prima si poteva inquinare a 100, adesso si può inquinare a 150. Ha ragione la Vilma Jenner. Greta Thunberg. Sì, quella lì. Insomma, ecco, il lavoro è salvaguardato, la salute no. Nelle zone in dove che c'è concentrazione di fabbriche c'è anche concentrazione di tumori, allora facciamo le ricerche sui tumori, ma quelle ricerche non ci dicono che le fabbriche portano il veleno che ti ammali, non ci dicono che c'è le macchine che portano il veleno che ti ammali, non ci dicono che il cibo industriale che mangi è un veleno che ti ammali. Quelle ricerche lì ti dicono che c'è un farmaco che una volta su quattro puoi salvare la ghirba, ma i veleni sono sempre lì. Cambiando argomento, ecco cosa risponde agli esperti dell'Accademia della Crusca che dicono che i suoi libri sono diseducativi nei confronti dei giovani. Ma io di Crusca so poco. Quest'anno ho messo Spagna. Ogni casa ha un cammino. Ogni cammino sputa fuori tutta l'insoddisfazione della gente. La gente vuole soddisfazione e allora brucia qualsiasi sensazione. Dal cammino della sua solitudine esce e tutte le sconfitte e dopo la gente si presenta all'aperitivo con la faccia disponibile. Intanto il barista, da dietro il bancone, tiene il conto mentale di quanto che rende l'insoddisfazione. Bene, ringraziamo il scrittore per questa lunga intervista. Ah, sono sempre stato seduto. Sì, vuole salutare quelli che ci guardano? No. Arrivederci. Nei componimenti di italiano lei mi assegnava sempre un 3, perché copiavo. Poi una volta mi ha dato un 5. Ma perché? Perché quella volta aveva copiato da un autore più intelligente.